posto del nostro. Questa accoglienza mi riempie di orgoglio e anche di responsabilità, perché una delle prime preoccupazioni è stata quella di come di tradire tante persone, come di disattendere quello che il viaggio rappresenta, a parte la mia persona, quello che è stato tutti questi anni. Come per quello che è accaduto in un piccolo paese di 1500 abitanti, ha creato una speranza, non solo per l'accoglienza, ma anche per un'idea di come si può amministrare la cosa pubblica, cercando con questo sguardo, questa proiezione collettiva sul territorio. Alla fine abbiamo trasmesso un messaggio che è possibile per l'accoglienza, è possibile per l'acqua, è possibile per i beni comuni, è possibile per creare atteggiamenti culturali anche e processi antitetici a chi vuole invece un dominio sul territorio e un condizionamento che spesso è soffocante e che spesso siamo prigionieri di una dimensione che ci dice tanto non è possibile e tutto il lavoro diventa inutile. Allora, io voglio dire che cosa è successo e devo cercare di avere la lucidità, nonostante l'emozione che mi sta prendendo dentro, in pratica dico subito, io non voglio né essere rappresentato come una vittima di nessuna cosa, perché sono impegnato in un'area politica e allora ci sono chi vuole chissà quale cabina di regia, chissà quale persona, quale personaggio, niente di tutto questo. Non voglio alibi, non voglio nemmeno la pietà, non voglio nemmeno una commiserazione da parte di nessuno. Se ho sbagliato è giusto che devo pagare, non devo dire la responsabilità è della magistratura, assolutamente, anzi più fanno fino in fondo il loro dovere di arrivare a scoprire la verità, più io sono contento. Non devo dire delle parole rivendicative verso nessuno, sono abituato che il primo livello di responsabilità è quello che compete a noi stessi. Allora ho cercato tutti questi giorni, rispetto alle accuse che sono state fatte, di capire dove è il problema, di capire dove... E mi sono fatte tante... sono arrivate a tante ipotesi. E ho pensato forse quello che è successo a dicembre, queste registrazioni, la procura magari ha aperto un'indagine, forse quello che è successo perché c'è stata, cerco di fare una sintesi, così vi trasmetto tutta la conoscenza, giusto? Voi da tanto lontano venite qua e io da una parte questo per me è straordinario, non lo so come vi devo ringraziare, ma dall'altra è come sempre che e vi disturbate per me per venire fino a qua, per un'idea vi disturbate. Allora, io voglio ricostruire così, ve lo dico come una riflessione aperta, quello che dirò poi martedì mi chiameranno alla procura per dire, ma io praticamente quello che dirò alla procura è quello che vi dico qua, per me siete tutti giudici perché io devo rispondere a tutti, perché tutti gli amministratori pubblici dovremmo avere questa dimensione così
Io non voglio avvalermi queste parole della facoltà di non rispondere, voglio dire tutto. Allora, buonasera a tutti, se facciamo un po' di silenzio cominciamo questa assemblea aperta, convocata dal sindaco di Molucano che farà una sorta di rapporto alla città. Io devo dire, anche con rammarico, che in questa sala, e anche nel paese, su tutto il paese di Riace, aleggiano i fantasmi di tre soggetti istituzionali molto importanti. Il primo soggetto è il Ministero degli Interni, che avrebbe dovuto avere una sensibilità diversa rispetto al caso Riace, chiamiamolo così, anche per i risvolti di tipo internazionale che questa vicenda ha avuto, ha ed avrà, perché noi insisteremo su questo punto. Il secondo fantasma è quello della prefettura di Reggio Calabria. Come sapete, ben due ispezioni sono venute qui per, non ho difficoltà a dirlo, gettare spruzzi di fango su una esperienza che ha avuto una legittimità mondiale, e questo sarebbe dovuto bastare non per rafforzarla questa esperienza o per iniziare a rafforzarla, bensì per sostenerla, aiutarla, promuoverla e farla diventare un punto centrale nella vicenda dell'immigrazione nazionale. Come sapete, questo è un tema abbastanza complesso e abbastanza complicato. Il terzo fantasma, e mi dispiace dirlo, è quello della Chiesa Cattolica, che dovrebbe essere particolarmente sensibile a questi temi, all'immigrazione. Papa Francesco ci dà lezioni morali quasi ogni giorno, ma queste lezioni morali poi evidentemente sui territori non vengono recepite, o vengono recepite all'incontrario, se non addirittura ribaltate, così come è successo a Riace, a proposito delle note vicende dello stelo che sarebbe servito tanti e tanti anni fa per ospitare i primi profughi che qui sono arrivati e che sono stati accolti occasionalmente da Mimmo Lucano. È intollerabile ovviamente quello che è avvenuto. Le due ispezioni della prefettura, che hanno disegnato uno scenario fosco di questa esperienza, poi smentiti naturalmente, poi smentite queste due ispezioni da una terza che ha restituito giustizia e l'onore anche non solo al sindaco Mimmo Lucano, ma anche alla comunità di Riace. Purtroppo rimane ancora questa appendice della inchiesta che è scaturita, dell'inchiesta penale, dell'inchiesta della magistratura, e ci auguriamo presto venga a conclusione con una dichiarazione di proscioglimento del sindaco Lucano. Prima la fa la procura di Locri e prima questo progetto potrà riprendere respiro. Quello che abbiamo fatto, no? Effettivamente non segue come un'indicazione precisa rispetto alle linee guida dello SPRAR. È vero questo. 6 mesi e poi te ne devi andare. E questo non è compatibile per nulla con una dimensione umana della protezione. Ho detto sempre che quando ai soggetti gestori, che sono anche qua noi abbiamo costruito un sistema che ovviamente è stato contestato perché sono gli affidamenti diretti alle cooperative. Io vi voglio spiegare una cosa, ma ci sono delle holding che gestiscono programmi di accoglienza che sono della Sicilia, che sono a Trieste, ma è pensabile che arrivano a Riace a gestire
holding, e i ragazzi ti piace, qual è l'opportunità del lavoro? Noi parliamo sempre che ci sono i programmi, che riguardano i programmi politici, che, dove sempre c'è questa priorità del problema del lavoro nel mezzogiorno, e prevedono questo. Dall'altra invece io vado incontro ad una criticità, a parte che gli affidamenti sono fatti in emergenza, continua emergenza, perché loro vogliono subito, ci sono gli sbarchi, ci sono i centri di prima accoglienza che scoppiano, allora ti chiamano per, e noi non, quindi non c'è nemmeno, se c'è stata questa anomalia, è stata, io ho detto nella mia constatazione, è stata condivisa con il Ministero degli Interni e con Prefettura. Il sistema dell'economia diffusa, così come dell'accoglienza diffusa, che riguarda con questi 35 euro, che si va dove interferiscono tanti beneficiari, i proprietari delle case, perché da una prima adesione spontanea a una disponibilità delle case, ovviamente adesso che fanno parte di una banca dati del Ministero, di un sistema organizzato dell'accoglienza, i proprietari devono essere pagati con un contributo annuale, però come sono gli affitti bisogna pagarli. Quindi l'economia coinvolge i proprietari delle case, coinvolge i rifugiati, con i bonus, poi vi spiego per i bonus, coinvolge tutti gli esercenti delle attività commerciali ariace, coinvolge gli operatori, i disoccupati di Riace. A Riace lavorano nei progetti di accoglienza 80 persone. Adesso è venuto fuori anche un asilo nido multietnico. Lavorano altri 14 ragazzi di Riace Marina. Bravo. Siamo a 94. A Riace lavorano altri 10 sulla raccolta differenziata. Abbiamo provocato e interferito in quello che è il problema principale dei nostri territori. Quando la gente non c'è un'aspettativa, tutti se ne vanno via, rimangono delle case vuote, abbandonate. Questo è stato il senso dell'accoglienza di Agile. Invece di essere un problema in più, è stata la soluzione del problema. 8 appartamenti più un ristorante e poi questa struttura, quella più malandata, diciamo, perché necessita non di interventi strutturali ma di recupero esterno. E poi questo ristorante che si chiamava La Scogliera, per tanti anni è stato un luogo dove si riunivano gli amici degli amici, e io ho definito così, solo favorevolmente, senza incertezze, perché questa è un'iniziativa che io ritengo che è sostanziale, perché da un luogo di profondo degrado ambientale e umano, abbandonato per tanti anni, si può trasformare e diventare un'opportunità anche di lavoro e di sviluppo del turismo sostenibile, del turismo solidale. Attraverso delle cooperative sociali del luogo, proprio per contribuire all'occupazione, che è il vero dramma dei nostri territori, e ovviamente anche se esisteranno ancora le condizioni per continuare questa storia di Riace paese dell'accoglienza, anche una opportunità per rifugiati che potrebbero lavorare nel settore, appunto integrandosi nel settore del turismo sostenibile e solidale. E questa opportunità deriva dal recupero di queste case e di questa struttura che è qua davanti a noi. E questo noi l'abbiamo inserito in questo accordo di programma qua, questa APQ, che stiamo per fare con la Regione Calabria. Mi dimenticavo di dirvi una cosa, che questo lungomare, così anche è nata un'amicizia con uno che si chiama Dario Vassallo, che è venuto quando abbiamo fatto l'assemblea dei comuni solidali, e ci ha raccontato, è uno che vive per quello, secondo me Dario, insegue un sogno di giustizia
non di vendetta, è una cosa, ho capito nei giorni che è stato a Riace, mi ha raccontato la storia del fratello, di questo sindaco di Pollica che è stato ammazzato dalla camorra, e la mia proposta alla giunta comunale, al consiglio comunale, è quella di dedicare tutto questo ad Angelo Vassallo. E lui il 5 di settembre saranno 8 anni che è stato ammazzato. Poi l'ultima cosa è che ovviamente questi 8 appartamenti, più il ristorante, più tutto quello che vedete qua, io ho pensato come strategia di fare un lavoro e di fare un partenariato in modo da non essere soli, perché forse è un periodo che da soli non si può. No, non voglio dire questo, che la nuova strategia delle mafie non è quella di ammazzare le persone, no? E questo per noi, questo periodo è meglio così, e non è quella di ammazzare le persone, non è quella di fare dei dispetti. A me una volta mi hanno bruciato la macchina, hanno sparato, insomma tante cose, però hanno capito che fare così significa gli eroi. Significa fare degli eroi. Io questo partenariato me lo immagino, ad esempio, con la Lega Ambiente, visto che c'è la presenza, e veramente lo ringrazio con tutto il cuore, perché l'ultimo periodo è stato vicino a Riace, ma non solo per quanto riguarda la mia storia personale, gliel'ho detto subito, è arrivato, poi l'assessore che è qua presente, e mi immagino anche osservatorio dei beni ambientali con Arturo, che diritto per la vita. E ad esempio io qua mi sono venuto a farci una visita, e anche questo è un segno proprio di coinvolgere, di allargare. Non immaginavo che loro mi hanno chiamato un giorno, erano a Riace, e poi hanno detto: noi non ci siamo, però vogliamo esserci, nel senso così di condivisione morale. E si chiamano Carlo Bonmarito, sono un gruppo di cinesi terrasine, sono praticamente Andrea Bartolotta, Ada Sirelli, sono i compagni di vita di Giuseppe Impastato, e loro dicono: noi veniamo ogni anno qua e condividiamo come censo Casa Memoria Giuseppe Impastato, e sono praticamente quelli che i compagni di vita di Giuseppe Impastato. Questo partenariato e il fatto anche del coinvolgimento di Dario Vassallo fa di questo luogo e di quel percorso, così noi abbiamo detto, ha avuto un'intuizione fantastica Nuccio quando ha detto ancora uno dei 100 passi, ecco, così non siamo soli. Io ho voluto persone come Agrippino Lavorato, qua vicino a me, è stato uno dei sindaci a cui io ho fatto riferimento quando lui nel Rosario, dominato dalle mafie, questo sindaco si batteva una lotta sociale forte con questi profili, anche di costruire una società alza anche nella Calabria. Il presidente Oliverio ha detto, Pietro, che ringrazio anche lui per questo, per quello che sta facendo per noi, perché non è nemmeno lui la prima volta che viene per aiutarci per fare queste conferenze stampe. E il presidente Oliverio, che me lo sono trovato così come compagno di questo percorso, se mi posso permettere, anche fatto di sofferenze, perché a un certo punto io come è nata con Oliverio questa complicità, questa. Perché una sera alla centrale regionale, dopo aver atteso per tanto tempo di poter parlare con lui, alla fine, quando ho spiegato, proprio eravamo da soli in una centrale regionale dove non c'era nessuno, e ho capito che lui è entrato nell'anima, e allora ho capito anche, ho fatto prevalere questo atteggiamento di umanità, perché io che cosa rappresentavo e che cosa rappresento?
non rappresenta certamente né i poteri forti, né non so che cosa, né, né nessun partito politico, anzi non sono nemmeno del Partito Democratico, sono della sinistra, questo sì, senza esitazione, e lo porto sempre avanti con le mie. Allora ho pensato, per una volta, Presidente, sono entrato nel suo orgoglio. Lo sapevo che lui era, aveva una storia di militante nel Partito Comunista. Quindi nella vita non era un caso che aveva fatto quelle scelte. Anche se questo, abbiamo visto poi nella storia della politica nazionale, non è mai un dato che viene per una volta per tutte, perché ci sono tante storie invece che, di persone, che, di militanti, che poi hanno fatto esattamente l'opposto del loro... Però avevo capito di avere, di essere entrato nell'anima, e che poi l'anima della Calabria, come Presidente della Regione Calabria, anche il Presidente Ignazio Oliero, che era un democristiano, aveva detto a Riace è un paese che veramente raccoglie l'anima della Calabria, quest'anima che è legata a questa capacità di non avere pregiudizi rispetto alla storia poi che ha interessato questa comunità, una storia nata per un caso, io sempre ribadisco, per uno sbarco, non per un piano economico o per uno studio di fattibilità, ma proprio un processo spontaneo legato anche alla militanza rispetto alla questione kurda, che per me in quel momento rappresentava, così come la questione palestinese, un ideale politico molto, molto importante. Voglio sottolineare un aspetto che è questo, no? Un aspetto che io non posso accettare, lo dico davanti a tutto il mondo qua, che per colpa mia io devo ancora una volta mortificare un ideale. Questo non lo posso accettare. Bravo! Posso fare una cosa eclatante. Io non sono una persona che, alla fine, è come se ho preso in giro a me stesso, la prima cosa, ma anche ai miei figli, che sono lontani. Mi ha fatto un messaggio mia figlia Martina e dice, è emblematico quello che mi scrive, per quello che io dico che devo venire fuori, per rispetto per voi. Per rispetto per tutte le persone che ancora credono ad un ideale, non lo posso mortificare questo. E Riace rappresenta oggi questo, lo capisco io, che è così, e non posso permettere che tutto finisce come al solito, tanto sono tutti uguali. No, non è così, non è così. Bravo! Per tanti anni ha avuto fiducia, è arrivata dalla Valle di Susa a Roma con i comuni solidali. Che cosa gli racconto? Dico, ho preso così a Chiara, a Domenico, che credono, che a Nuccio Barillà, a Torino Perna, a Lorenzo Infantino, a Tiziana Barillà, tutte le persone che io lo so che non siamo legati a un partito, ma siamo legati ad un ideale più forte di un partito. Capisco quando sono. Ho incontrato una su Facebook, una ragazza di Mammola, come se io la conosco da sempre, che adesso non lo so, è qua, Daniele. È sempre così, c'è un'empatia, ma da dove nasce? Nasce dalla forza di un ideale. Allora io non posso permettere che per. Voglio subito che tutto viene fuori, non posso dimenticare il mio amico Alfonso De Stefano, e ci crede perché ci crede Alfonso? Come me, quando in una piazza deserta di Riace abbiamo messo lo striscione per Ocalan in tempi non sospetti, con Dino Fisullo, io di queste cose mi sono nutrito, e vi dico, mia figlia Martina la chiudo qua, dice così, ma mi sono mancate tante cose in questi anni, ma leggendo il libro ho visto come una luce e delle parole che mi collegavano con te, e ha detto così, adesso io ti abbraccio ancora più forte.